Gloria. Gloria, ma tu non hai messo illuminante? Sì, ma te l'ho detto che si mangia tutta la mia faccia. Che opaca che sei, che brutta. Ciao! Benvenuti in quest'altro nuovo video con un'altra guest star. No, scherzo. Amica, secondo video. I lavoratori seriali. Ho gli occhiali, amica, perché siamo qua per un nuovo video. Mettiti anche tu gli occhiali come professoressa cattiva. D'asciura. Siamo qua, amica. Così? Perché? Perché io non ho visto una cosa, l'inferno dei single. Allora amiche, oggi reaction, lo sapete che io sono la queen delle reaction. E oggi siamo qua a reagire con zia Gloria a un nuovo, come posso dire, reality che sta spopolando su Netflix, che è poi uscito in tutto il mondo, che si chiama L'inferno dei single. È una sorta di Temptation Island versione Corea, sì. Stavo per dire tipo iraniana. È una sorta di Temptation Island versione coreana, però è anche un po' Isola dei Famosi, cioè anche, wow, un po' la sopravvivenza, adoro, dell'isola. Ho paura. E quindi, amiche, siamo qua per reagire all'inferno dei single. Io vi dico la verità, l'ho già vista tutta la prima stagione, però anche Gloria, volte. Però Gloria no. Chiediamo venia per gli occhiali e il riflesso, però noi non vediamo niente, altrimenti siamo seccati. Andiamo a prendere i punti più salienti e vediamo che cosa Gloria andrà. Cosa dice? Come al solito, prima di cominciare, se non siete iscritti, no, no, non dovevi dire questo, no. Come al solito, amiche, prima di cominciare lasciate un likeino se il video vi piace. Lo dici, ti prego, con la voce strana. Sì, allora, se siete di Sassuolo non siate ansiosi, perché noi abbiamo un'ansiosissima per questo video. Siamo pronti a reagire a questo, come si chiama, inferno dei single. Iniziamo subito. Ok. Vabbè. Amo, ma quanto è trash. Amo, ma quanto è trash. Cioè, l'inferno. Mi fa ridere che tu non hai neanche bisogno degli occhiali, ma per cosa li usi? Io per vedere. No, vabbè, ma adesso riesco a leggere. Da lontano faccio un po' fatica. Quanto è trash, inferno o paradiso? Le musiche stile Penthouse. Esatto, amica, se vi siete persi lo scorso video, abbiamo parlato di K-drama, andate a recuperarlo perché vi abbiamo parlato delle nostre serie top coreane. Io comunque sono illuminato dalla vista. Cioè, che si illuminante faccio. Comunque andiamo avanti. Clicchiamo. Proseguiamo. Che lusso. 최고의 환경에서 환상적인 데이트를 즐기며 서로의 직업과 나이도 공개할 수 있습니다. 지금 매력적인 싱글 남녀가 지옥도에 도착했습니다. 아유, 너무 이거 정글이야, 정글. Amica dei tronchi di Bonia qua. Ma anche le ragazze, che sedere pazzesco, eh. Beh, ma sono bellissime poi loro, vai. Carino. Scusa, ma loro non erano quelli del il bacio dopo 8 stagioni, la toccata di mano. Oh, mi hai toccato la mano. Oh, qua dormi con me nel letto così? Cioè, loro 8 stagioni per darsi un bacio e toccarsi la mano e poi si guardano con tanto di musichette e qua vieni nel letto con me. Amo, adesso è solo l'inizio. Hai capito? Amo, un tronco di albero svedese lui. Che bani. C'è proprio... Secondo me è stato girato così, questa è una mia ipotesi, hanno girato il programma, l'hanno tagliato e poi l'hanno fatto vedere a loro come noi lo stiamo vedendo. Ok, quindi è una reaction, la reaction della reaction. C'è come 친구가 없잖아요. 다 저기잖아요, 사실. Si odiano. Questo è inferno, amo. Ma anche okay. Io vorrei un inferno così pazzesco, Mazza. Sì, è un po' un mix di Isola dei Famosi. Niente, io sto andando al ritmo, no? Amo, così. Vediamo chi è il primo concorrente. Facciamo... Viene dall'Abruzzo. Facciamolo entrare, Giovannino. Giovanni. Tra le liane. No, anche di panetti di sabbia. Mm-mm. Però. Amo, lui è il primo. Mamma mia, però. Cioè, guarda lo stile. Amo, cosa ne pensi di lui? Beh, sembra per adesso un bel pezzo di manzo. No, lui. Sicuramente lo palpeggerei tutto. Aspetta. Amo, secondo te che professione fa lui? Social media manager. Ma... Perché, amo?
amo, venditore di anguilla, ma che No, dai, dottore. Okay. Dalla faccia da... E quanti anni ha secondo te? Dai, piccolino. 25? Ok. No, non può averne 21, 22. Piccolo. 저는 김현 중이라고 하고요. 내가 이 계기로 진짜 내 인연을 만날 수 있을까 생각하게 돼서 출연하게 됐습니다. 편인 것 같아요. 오. 어. 보조개라. 카리노. 그리고. 와. 아, 엉덩이가 많이 이뻐가지고. 좀 뭔 세대? 어, 매도 루야. 어떻게 보니까. 관리에 투자하시는 여성분이 좋아. No, cioè, già non andiamo. Tu? Lavoro in palestra. Uno che sta fissato così lavora in palestra. Tu me l'hai detto, perché sei giù? Ma il personal trainer. Andiamo avanti, andiamo a vedere la di... No, ma non ha 23 anni. 24. No. Ma sono io versione coreana, che lava, pulisce, fa di tutto. Mi piace caratterialmente, però fisicamente è più buono l'altro. Amo, ma allora... Ma noi scegliamo il carattere. Cambiare tante volte opinione. Sì, dico, perché sì. Inizi a conoscerli, inizi a odiarli, esatto. Amarli. Dico, stiamo lì in un'altra che gioco. Buongiorno. Buongiorno. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 그 carini. No, lui è proprio buono. Assam, fa così. Assam. Guarda. Amo. È una bambola. Pazzesca. Sì. Oh, che carina. Grazie. Mi spezzo perché è un continuo. Quando parte uno. Ma è per tutti i concorrenti. Grazie. Grazie. Ma primo Kito. Amo, devi sapere che il mio soprannome per lei è Baffetta. È tipo un alone. Che le fa scuro qua. Esatto, però l'alone secondo me è dato dalle ombre. Non è dato perché lei poi essendo trasparente, morta, non se ne è accorta. Non è tutto. Ah. 적극적으로 어필을 해볼 것 같아요. 미 sembra. A lui piace. Amo, devono ancora entrare gli altri. 감사합니다. In Corea c'è questa usanza, amo, di dare il cuscino, però non lo mettono nella schiena ma nelle mani. Ah, per sentirsi confident forse, no? Ma non ho capito il senso. Non so se poi ovviamente nel montaggio secondo me ci giocano molto a inquadrare scene che magari non c'entrano niente con quella che stiamo vedendo. Ma lui sembra molto interessato. Da, tica naghe. Guardate anche il cuscino. Seguimita. Cioè, Isang-yong è un Goyang Isang이라고 해야 되나요? 안녕하세요. 안녕하세요. Certo. Così, red carpet summer edition. A me piace tanto, degli zigomi pazzeschi. Prima, annyeonghaseyo. Modesta. Ma cioè si devono fare tutta quella camminata ogni volta per arrivare lì. Che sbatti. Vabbè, molto carino. Vabbè, lui è molto carino. Baffetta, amo. Furbettino, baffettina. Lei ha un sedere pazzesco. Qua l'unica che non fa niente sono io. Oh, lei mi sa proprio di Blair, Gossip Girl, levatevi tutti. Ah, ma lei è perfetta. Menosissima. Lei lo sa di essere buona. No, che cuozzo, amo. Vende case. Immobiliare.it. Sì. Anche non anche sì. Sì, però poi durante la competizione scoprirei che ci sono persone migliori. Un po' la Squid Game. Ma noi passeremo il tempo a cucinare. Gloria, buccia le patate. Capito, 3-3-3. Ora devono andare a scoprire l'isola. Bella, carina. Maldive. 5 minuti, già girato. Non ci sono proteine. Zona relax, caffè. Copi? Ma poi acqua ghiacciata. Me ne hanno dei bagni, l'avrei fatta in mezzo alle ortiche. Ok, wild, però ma non è che devi cagare dietro una pianta. Vabbè, ma c'è tutta l'isola per cagare, scusa. Mamma, metti che una persona vuole cagare nel tuo stesso posto. Dico, mi assento un attimo, neanche se ho. Vedi di fronte all'oceano. Raga, ma che cos'è quella cosa che si muove? Stiamo inquinando, tipo, oh cacchio, ho fatto la cacca nel mare, porca miseria. Wow.
Ma che me ne frega mai di... Io sto là a rilassarmi. Io non interagisco. No. Se vogliono vengono loro da me. Io amo stare tutto il giorno lì nel lettone. Siamo disperate. Tutto difficile. Poi ci sono io che con 8 buste della spesa e l'acqua mi faccio dall'esse lunga a casa e non rompo le palle a nessuno, capito? Loro per portare 2 litri d'acqua con le loro braccine che fanno sport, mille sport, io non faccio niente, esatto. E faccio tutto fai da me. Loro che fanno sport, no, perché l'acqua è troppo... Amo, ma aspetta. È l'inferno questa sera? Amo, quali sono i tuoi preferiti? Beh, sicuramente il primo ragazzo che è entrato, io non ricordo i nomi, però come se li avessi già dentro nel cuore. Ciolino, quello con il sorriso un po' più spicy, il penultimo era. Quello bianco, ho capito, che sembra quello che stanno parlando, di cui stanno parlando ora, che sembra un idol. Delle ragazze? La prima mi è piaciuta, carina, mi sembra anche abbastanza baffetta. Easy. Lei mi sembra una donna molto power, ok? Però mi inquieta. C'è quel qualcosa? What doesn't kill you make you stronger? Baffetta di nuovo. Cioè Baffetta ha fatto strage. Amo, perché lei ricorda un K-drama comunque. Non è duro? Non è duro? Non è duro? Cosa vuol dire poi credo di avere un po' sete? O ce l'hai o non ce l'hai? Quale uomo ti chiede stai bene? Stai camminando? Ma veramente? A te l'hanno mai chiesto stai bene? Mentre cammini stai bene? Tutto bene? Ma te l'hanno mai chiesto? Amo, no. Appunto. Ma non me lo chiedo neanche io di me stesso. Capito? Credo di avere un po' di sete. Allora, ho il sete o non il sete? Tu sei mio. Ma che cipollotti. Conoscendo me, quanto hai reso per una porzione? Metti. È innamorato di lei. Io non ti dico niente. C'hai capito? No, lui è proprio buono. No. È proprio da K-drama. Sei cotta? Beh, diciamo amiche che non sono propriamente pratici questi coreani. È normale che se tu apri una padella con il vapore. Esatto, e metterci la mano dentro nel massimo. A meno che le mani non siano fatte in ghisa. Cioè. Damianto, tipo quando apri il forno, no? Che si è ostinato leggermente le mani, devi riposare. In che senso? Amo. Beh, amo, mi sembra giusto che la qua la prenda lui, che dici? Dobbiamo vedere queste braccia se funzionano. No, lei una di noi. Beh, ma allora una quando, di noi. Quando mangiano di gusto ho notato che è apprezzata sta cosa. E fa bene, amo. Tanto lei smaltisce, fa 10 sport. Cosce di vitello intere. E anche lui. Lui, cioè, sta mangiando, amo, ingordo proprio, Sta finendo le porzioni degli altri, va. Lei lo guarda. Ci sono sguardi. E mo vanno a dormire e non si incrociano. Cioè passeggiatina sul mare, romantica di notte. Amo, vai avanti. Che lui ha detto che non ha mangiato, amo, sì, sì. Perché aveva Gia davanti. Amo, sì, sì, anche io non avrei mangiato. Amo, col cacchio. Così. Scherzi, ma io ci tengo il mio rotolo. Lei? Amo, io sarei triste se non ricevessi nessuna cartolina. Tan 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 tan. No, no, no. No, cucciolo. Ma non è un po' che ti stava sulle palle. Ma scherzo, io sono. Mi dispiace. Ma amore, poverino. Dai. Cioè, questo è più cesso adesso. No. Cioè, non si è mostrato come gli altri. Non ci ha provato. È stato un po' timido. Una, guarda quante. Una. No. Wow. La trova. Cioè, ma poverino quell'altro. E vabbè, amo, lui ha cucinato insieme con... Non era lui che ha cucinato nello specifico, però anche lui ha cucinato. Lui è quello che ha cucinato, okay. 3 anni. Ma poverino, quell'altro è neanche una lettera. Questa è cattiveria però, almeno una di conforto. Che buono. Sposami. È stata lei. Chi? Foto di Oppa, è lei la più figa. E faceva la sgualdrinella con quell'altro. Allibita. Al contrario, ora le donne. In pratica gli ha detto, se anche non ricevi cartoline, fai la faccia da poker, fai finta che ti abbia. Tanto loro non lo sanno, quindi tu fai finta tipo... È vero. È piaciuta. Lei è morta, emozionatissima. Certo, quello che ha mangiato.
Neanche una, amo. Vabbè, l'altro neanche, mettetevi insieme voi due. Vabbè, amo, ma ci sta all'inizio. Amore, pure. Lei è distrutta, togliendo tutti gli anelli. Una, tre cartoline e una zero. Finito così, amo, l'episodio. No, ma scusa, perché le ultime non le fanno leggere? Io non l'accetto. Beh, amiche, siamo al termine di questa puntata. Ovviamente fateci sapere se l'avete vista. Io ovviamente mi tolgo gli occhiali perché altrimenti fanno il riflesso. Amo, cosa ne pensi di questa prima puntata? Interessante, ma io voglio sapere, quindi dimmelo. Bello, lo guarderò. Bene, amiche, se avete visto questa nuova serie, fateci sapere se vi è piaciuta questa reaction. Ovviamente lasciate un like e un cuoricino. Sì, un like. Ovviamente lasciate... Ovviamente lasciate un cuoricino, un bel luck. Un luck! Ikea! Il tavolo è luck! Dico io, se vi è piaciuto questo video lasciateci un like, un commentino e fateci sapere se volete altre reaction magari legate ad un K-drama, così guardiamo un episodio di un nuovo K-drama. Ma infatti, anche qualcosa di trash da ridere, no? E niente, grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao!